In questa ultima lezione bonus sull'utilizzo di MyStage voglio parlarvi di due plugin che sono stati introdotti con la nuova versione, con la versione 2 di MyStage, che sono il playback e il loopback. Sono plugin che servono nel caso del playback alla riproduzione di loop preregistrati e nel caso di loopback invece alla riproduzione di loop creati al momento. Ci sono alcuni preset con già ad esempio questo keyboard looper che prevede già questo loopback che andiamo ad aprire subito. Eccolo qua, il solito messaggio che mi dice che ancora non sono stati assegnati i controller hardware. Comunque, questo è il loopback, o meglio, questa è un'interfaccia perché il vero loopback è, lo vediamo qua, come insert in un canale ausiliario. Eccolo qua, loopback. Facendoci doppio clic lo apriamo. E qui abbiamo i classici tasti di un registratore per registrare, per il play, per reverse, cioè per su far suonare al contrario il loop che abbiamo appena registrato, per fare un fade out, il count in del metronomo, l'attivazione o la disattivazione del metronomo e il tasto undo per annullare l'ultima operazione. Alcuni di questi tasti, come avete visto, sono stati riportati sull'interfaccia qua, sul layout di MyStage, e qua sotto abbiamo invece le opzioni di sincronizzazione, cioè se sincronizzare questo loop a qualcosa o meno, cioè se attivare questa opzione di sincronizzazione, se fare lo snap, cioè l'aggancio di questo loop al beat, cioè al battito, all'intera misura, la battuta o all'intero loop, e poi se far partire il play dall'inizio del loop sempre oppure dalla posizione relativa in base a dove siamo in quel momento, insomma, nell'esecuzione. Per capire meglio queste opzioni, è meglio inserire qua nella visuale, nel layout, un parametro che poi assegniamo a livello concerto, lo assegniamo a questo bit count, perché MyStage, anche se non è un sequencer, ha sempre un bit interno che scorre nel caso del playback e che quindi c'è in questo caso necessario per sincronizzare forse meglio i loop. Quindi adesso attivo anche il metronomo. E sentite questo beat che scorre. Ovviamente dove con lo spazio posso fare play e stop, esattamente come su Logic, oppure posso anche assegnarlo ad un pulsante, a un controller hardware esterno, un tasto della mia tastiera, insomma, quello che abbiamo già spiegato su Layout Edit. Comunque c'è questa opzione di play e stop globale e a questo punto scegliendo di sincronizzare, ad esempio, alla battuta intera, diventa relativamente semplice creare un loop. Così adesso io faccio partire il beat count, quindi questo play globale, e a questo punto, quando premo il record qua sul loopback, posso iniziare a registrare il mio loop. Ovviamente posso cambiare suono e sovrapporre. Mi posso divertire. Ci siamo capiti, no? E quindi sovrapporre queste cose, ovviamente poi posso fare undo, eliminare l'ultima registrazione, mettere il reverse, quindi decidere di far uscire questo loop se sono in esecuzione dal vivo in maniera dolce. Così. Con un fade out. Potete naturalmente personalizzarvi questo loopback, ad esempio, ingrandendolo qua, inserendo altri pulsanti. Che
che poi assegnerete a dei controlli a voi comodi, come ad esempio, secondo me è molto comodo, metto qua a livello concerto, è molto comodo avere, per quello che riguarda il loopback, l'accensione e lo spegnimento del metronomo, che troviamo qua sulle opzioni, oppure la cancellazione totale del loop, che abbiamo qui su Transport, e ancora quello che altro volete voi, insomma. Ve lo potete, come dicevo, personalizzare. In questo caso metto un controllo a caso, ad esempio il Count In, che mi permette di accendere il metronomo soltanto in partenza. E poi, se vi siete personalizzati anche sul layout graficamente con un pannello diverso, vi siete personalizzati questo loopback e lo trovate carino così come l'avete fatto. Una cosa molto utile è che potete salvarlo, vi ho detto potete raggrupparlo l'altra volta, ma dopo potete anche, una volta raggruppato, anche salvarlo qua giù tra i controlli predefiniti. Questo qua vedete i miei controlli raggruppati. Per fare questo basta selezionare qua Add to Palette. Ecco che adesso io anche in un progetto nuovo posso in un attimo riportare il mio loopback così come me lo ero personalizzato. Poi ovviamente lo puoi rinominare. Da qua e chiamarlo loopback. L'altro plugin di cui avevamo detto potevamo parlare oggi è invece il playback. Adesso apro qua un preset che ha già il One Backing Track, che è appunto fatta con il playback. Il solito avvertimento, lo vedete qua giù. Il playback viene inserito qua nello slot di input come se fosse uno strumento. È molto simile all'altro, con gli stessi controlli, grosso modo, le stesse possibilità di sincronizzazione e di snap. Differisce dall'altro praticamente solo per il fatto che non registriamo in tempo reale quello che viene riprodotto, ma è preregistrato, ad esempio con Logic, ma anche con qualsiasi altro programma. Qua possiamo scegliere il file da inserire, ma prima di farlo voglio farvi vedere una cosa interessante, perché ci sono due pulsanti in più rispetto al loopback, che sono per i marker. Se vedete anche nello snap c'è una opzione in più, che è questa per i marker. Infatti noi possiamo creare un loop in Logic inserendo dei marker. Passo a Logic e vi faccio vedere. Qua ho preparato un progetto con alcuni loop inseriti l'uno dopo l'altro. Questo è un two-step leggermente diverso. Questo è un loop effettato. E questo è un loop diverso ancora, audio comunque, ma sempre questo qua tra i loop di Logic. Allora io adesso vado nella Global Track, nei marker. Seleziono questi qua e scelgo di creare marker dalle regioni. Ecco che sono stati creati in maniera automatica, li allungo per il loop che ho allungato. Non so se cambia niente, sinceramente, però faccio sì che corrispondano, insomma, le durate di questi marker. Magari rinomino primo loop, secondo, eccetera. Ora no, non mi interessa molto questo, ma quando vado ad esempio a esportare ora questo file che esporto qua sulla scrivania come PCM, finisce alla 17, quindi evito di fare una cosa più lunga. Ecco che ora se io importo su main stage nel playback, importo questo file qua nella scrivania, automaticamente mi ritrovo i marker del file che avevo creato su Logic. E quindi sincronizzandoli, facendo ad esempio il passaggio dall'uno all'altro con il Wait for Marker, accendo il loop, premo play. Se premo qua, al prossimo passaggio passerà al secondo loop. E a questo punto rimarrà a loopare, diciamo così, sul secondo loop.
sul secondo. Lo premo un'altra volta, anzi due volte, e salto automaticamente al quarto. Il tutto senza perdere il tempo, come sentite. Naturalmente questi controlli posso metterli anche qua nel layout. Mi duplico un paio di pulsanti, me li metto qua e li assegno al playback, go to next marker, e quest'altro sempre al playback, go to previous marker. E con questi pulsanti scegliere quale loop far partire ed eventualmente passare automaticamente a quello dopo, quello prima, insomma, come abbiamo visto. Questo è il secondo, così passo al terzo quando arriverà il momento. Bene, per adesso mi fermo qua, ci sarebbero moltissime altre cose da dire, ma insomma, visto che mi erano state richieste espressamente queste lezioni da alcuni di voi nei commenti e nei ringraziamenti per il videocorso di Logic, mi auguro che queste lezioni possano esservi state utili per entrare nel mondo di MyStage, che a mio parere è veramente il futuro di molte performance dal vivo, insomma, perché con un computer e con un programma così si possono sostituire quintali di strumentazione e migliaia di euro soprattutto. A presto e ciao a tutti.